Arrivano i licenziamenti per i centunisti del corpo forestale. La Snal Consal non ci sta. Oltre a contestare la scelta del governo regionale che dicono non tutelare né i lavoratori né il territorio, ribadiscono che la data conclusiva del servizio antincendio è il 15 ottobre, non prima. Dopo aver dichiarato lo stato di agitazione, è iniziato il sit-in. Oggi siamo qua a protestare per gridare a gran voce il nostro dissenso a questa decisione del governo regionale di licenziare i lavoratori centunisti dell'antincendio e fare proseguire solamente i colleghi centocinquantunisti che sono una piccola parte per gestire tutti gli incendi che ancora oggi, fino a ieri, si sono verificati sul nostro territorio. Rimarrebbero poche, un centinaio di lavoratori 151iste a gestire tutti i quattro distretti della provincia di Caltanissetta, che non sono sufficienti anche in considerazione delle poche unità di mezzi che abbiamo a disposizione. Ma il problema non è solamente questo, il problema è che noi chiediamo al governo regionale di rivedere questa decisione, perché non è possibile licenziare i lavoratori mentre ancora la Sicilia brucia e, ripeto, i Canadair continuano a spegnere gli incendi. Tardano ad arrivare anche gli stipendi di agosto. La situazione dei pagamenti è che siamo arrivati al 30 di settembre e ancora lo stipendio non l'abbiamo preso, che devono pagarlo entro il 10, il 20 massimo di ogni mese, quindi siamo indietro dello stipendio. E come voi ben sapete, tanti operai iniziano le scuole, iniziano giustamente a comprare libri ai propri figli, è un disagio, è un disastro che abbiamo tutti.